Allora, vi rubo 2 minuti, non di più, anche perché sto al lavoro, sinceramente parlare troppo di questo obbrobrio, perché noi siamo diventati un obbrobrio, a partire dall'allenatore e dai giocatori che non hanno un briciolo di palle. Voi ancora sperate? Portate gli stecchini per favore. Voi ancora sperate martedì? Martedì ragazzi, ve lo dico, si va a giocare, si può succedere di tutto, ci si può provare, ma si è visto oggi ragazzi, ma se quello Spezia non fa un tiro, non c'è un filo di gioco, non sbagli, non fa una sovrapposizione, non fai un cross decente, non tieni un pallone davanti, ma dove vai? Ma dove vai? Siamo arrivati a capolinea, blackout, speriamo nel miracolo anche di entrare nei primi 4. E poi com'è? Pioli out? No, adesso ce lo teniamo fino a giugno, finché non è finito tutto, ce lo teniamo. Eh sì, a costo di andare in Europa League, e ora non scappate fuori con Leao, con Pioli out. Poi non accampate scuse, manca Leao, non c'è Bennacer, non c'entra un cazzo. Te sei il Milan, giochi con lo Spezia, una squadra che è penultima, non hai fatto un tiro, non sei stato pericoloso, non ha mai impensierito Dragoschi. È una cosa vergognosa, non c'è un filo di idea di gioco, non c'è un'ideologia di gioco, di costruzione, non c'è niente. Ragazzi, poi si può parlare di tutto quello che volete, si può parlare di tanti milioni di cose, ma è questo, siamo questi, siamo diventati questi, è saltato tutto, il banco è saltato, non lo seguono più, non si sa nemmeno se lui si segue con se stesso, lo vedete voi, l'avete visto oggi, non neanche mi ci incazzo ragazzi, io ho da lavorare, e me ne frega, anche quelli guadagnano milioni e non sono capaci di fare, di prendere le partite seriamente. Basta, poi se ne riparla domani o lunedì, mamma mia che obbrobrio che siamo un obbrobrio, mamma mia, fanno bene a prenderci per il culo, ma fanno proprio bene.